Detective Candy, al vostro servizio! Oh, quanto mi mancava questa sigla! È una sigla, vero? Sì, è la sigla di Detective Candy! Allora, Candy, che cosa ci facciamo qui? E soprattutto, perché sei vestita da detective? Perché, Glitters, oggi noi scopriremo i segreti di Toca! I segreti? Perché siamo a Luna Park e ne hai già scoperto uno? Sì, allora, vi racconto. Quando sono venuta qui con i miei amici, ed ecco, ero seduta proprio lì. Era un sabato di martedì sera. Era un mercoledì sera. Era un sabato sera. Ero seduta qui sulla mia conchiglia. E già avevo notato qualcosa di strano. Voi non notate qualcosa di strano? Aspetta, devo sedermi qui. Vediamo. Io non vedo nulla di strano. Questo perché tu non vedi il crostaceo. Il crostaceo. Ah, questo. Intendi questo piccolino? Esatto. Allora mi sono chiesta, che cosa ci fa un crostaceo su una botola? Oh, è vero. Fa da guardia a qualcosa. Forse alla pietra filosofale. No, non penso. Vabbè, comunque. Piccolino, spostati. Oh, guardate, ma aspetta, Candy, forse è la botola per l'elettricità e... Non penso proprio, altrimenti non avrebbero messo lui di guardia. Guarda come incute timore, eh? Beh, oddio. Non è di certo un cane a tre teste. No, ma questo loro non lo sapevano. Peter? Sì, mi tolgo. Vediamo subito. No! Che bella quella gemma! E anche la conchiglia, è stupenda! E questa conchiglia serve per svelare un altro segreto. Un altro segreto! Andiamo! Allora, era un giovedì sera. Era un venerdì sera, ero qui con i miei amici. Ero andata sulle montagne russe. Sì, me lo ricordo. E allora ho notato Il bambino, che è qui da venerdì sera. Bambino, ma insomma, non ce l'hai una casa, una famiglia, qualcuno da cui tornare? È un orfano? No, questo non è un bambino vero! Ti ho scoperto, vero? Non è un bambino vero! Hai visto? Perché faceva la guardia a qualcosa! Un bambino! Chi mette questi guardiani dovrebbe guardare Harry Potter. Guarda su cosa appoggiava. Qui c'è il simbolo di questa conchiglia. E guarda questa, guarda. Sembra un corno di unicorno, ma in realtà... Smettila di fare... Ma è per creare la suspense. Ok. Bene, adesso non resta che cercare le altre conchiglie. Guarda, qui ce n'è una. Le hanno messe così a terra, così che tutti pensassero, ma sì, dopotutto sono solo conchiglie. E invece va qui. Candy? Questo polipo? Sì? Si è mosso. Ma come si è mosso? Ma scusa, ma tu sai cosa significano queste conchiglie? Ma certo, servono per risvegliare l'unicorno. Cosa? Risvegliare l'unicorno? Non lo so, Candy, io ho visto che quel polipo si è mosso. Ma non c'entra niente, ma questo è un polipo di plastica, non c'entra niente. Allora, adesso, oh, guarda un po'. Ecco cosa avevo visto quando sono salita sulle montagne russe. Qual è stato il tuo ragionamento da detective, Candy? Ho pensato. Ma tu guarda, una conchiglia, proprio qui, è stata messa sicuramente apposta. Io ho pensato che fosse caduta dalla tasca di qualcuno. Ed è quello che avrebbe pensato una persona che non è una detective. Esatto. Mettiamo l'ultima conchiglia e risvegliamo l'unicorno. Ok, d'accordo. Pronti? Ta-da! Si muove! Il polipo! Non serviva a risvegliare l'unicorno? No, ce l'ho detto, guarda! Ci sono dei costumi da squeletto. Costumi da squeletto? Sì. Sono per i bimbi.
Ecco. Ah, e poi vediamo, c'è tutta la famiglia del pesce, ecco. Ora noi siamo una famiglia pesce. Ah no, questo non va, questo anche per i bimbi. Ah, capisco. Che bello, sembra uscita da quel film della Pixar, come si chiama? Luca? Oh sì, è vero, sembra il personaggio di Luca. Beh, accidenti, Glitters, ma voi lo sapevate questa cosa? Io pensavo si risvegliasse l'unicorno. Mannaggia. Vabbè, Candy, comunque sei stata molto brava. Sì, ma andiamo, andiamo, abbiamo un altro segreto da svelare. Ok, ma dobbiamo andarci così? Beh, sì, siamo in incognito. Ok. Molto bene. Allora, Glitters, per l'altro segreto di questo Luna Park dobbiamo cambiare zona. Oh, ci stiamo teletrasportando! Ecco fatto. Adesso l'outfit di Glitter non c'entra più tanto. Perché quella è vestita da pesce? Beh, guarda, tu sembri un pesce rosso anche senza il vestito, quindi. Allora, dunque, guarda qui, Glitter, guarda qui. Noi ci siamo sedute qui lunedì sera. Era domenica sera. Lunedì sera. Domenica sera. Domenica sera. E guarda, guarda, signorina. Sì? Vuole un dog? Non voglio un dog, sai, io sono una detective. Certo, ok. Ma io sono in regola, io. Vabbè, sì, no, questo lo so. Certo, lo vedo, sicuramente lei paga le tasse e tutta una serie di cose, ma. Glitter, spostati. Ah, ok. Mi puoi spiegare che cos'è questo? Quello? Lei qui ospita qualcuno! La signora degli hot dog ospita qualcuno? Ecco, io. Mi ha chiesto asilo e. Ah! Lei ospita una specie aliena! Ah? Sì, premiamo il pulsante rosso. Candy, aspetta, in tutti i film non si preme il pulsante rosso. Succedono brutte cose quando si preme il pulsante rosso. Noi premeremo il pulsante rosso! Perché noi siamo dei piccoli unicorni! Ma non eri una detective? Sono anche una detective. Pronti? Sì, certo, come no, come no. Allora, tu ce l'hai la licenza per vendere i mini hot dog? Ah, va bene, d'accordo, d'accordo. Allora facciamo che questo lo devo assaggiare. Vediamo. Wow, guarda, li fa meglio di te. In effetti, mi avete scoperta, È lui! È lui che prepara gli hot dog, non io! Oh, no, la signora degli hot dog non prepara gli hot dog! Hai visto? Quest'altro crimine è stato sventato. Adesso cambiamo musica. Mettiamo questo cuoricino. Cuoricino, ok, d'accordo. Vieni, vieni, Glitter. Guarda, fatti questa giostra. Perché la devo fare solo io? Candy, ti prego, io ho paura di. Azioniamo questa giostra! Ok, d'accordo, non è poi così male. Ciao, Glitter! Ok, d'accordo, d'accordo, a parte la botta finale. Guarda, hai anche una bellissima foto. Guarda quanto sei carina! Sì, ma sono vestita da pesciolino rosso, appunto. Comunque, guardate un po', avete notato qualcosa, Glitter? Avete notato qualcosa? Io non ho notato niente, ma ero occupata a sopravvivere. E beh, certo. Ta-da! Eccolo qui, l'ultimo segreto del Luna Park. Wow, che bella! Questa possiamo regalarla a Daisy. Sì, ma devo prima portarla in centrale per un controllo. Non è che posso regalare le cose così aliene. Oh, che bello! Adesso sono un astronauta. Esatto, sei un astronauta. Il vestito però per i bimbi. Dai, facciamoci un giro insieme. Chissà quale sarà il prossimo luogo su cui indagheremo. Glitter, avete qualche suggerimento? Io ho una domanda. Di Glitter. Chi ci aziona la giostra? Ah, beh, questo potrebbe essere un problema. Già.